Momenti totalmente opposti per Arezzo e Pescara, 10 punti nelle ultime 4 per la squadra di Indiani, 2 nelle ultime 4 per quella di Zeman, che ha perso le ultime due gare, l'ultima in maniera rocambolesca con l'autogol all'ultimo secondo di Pasquale contro il Perugia. Un Pescara che però inizia bene, palla recuperata da Merola, contatto in area di rigore con Masetti che stende Vergani, calcio di rigore per il Pescara. Vergani non potrà continuare la sua partita per questo contatto. Dal dischetto va l'ex di turno, quinto gol in campionato per Merola che sblocca la partita. Segna il 10 cresciuto nell'Inter, prova a allontanare la crisi per la squadra di Zeman. L'Arezzo però reagisce con Pattarello che calcia con il destro sul fondo. Arezzo senza Gucci, squalificato, manca un vero centravanti nella squadra di Indiani. Esordio dall'inizio per Donati, qui contatto con Moruzzi, si gioca per l'arbitro. Gaddini stoppa e piazza, fa il suo secondo gol in campionato dopo quello realizzato alla Torres, 1-1. Qui valutato senza fallo il contatto fra Donati e Moruzzi. Primo assist, la prima da titolare con l'Arezzo per il terzino destro. Gaddini stoppa, è il tempo di guardare. Il Pescara però è pericoloso con Cuppone entrato al posto di Vergani. Palla in verticale per il capocannoniere della squadra. 7 gol come Tuniov. Para Trombini, angolo successivo. Colpo di testa di Di Pasquale. Autogol con il Perugia. Gol con l'Arezzo. Cambia il mondo in una settimana per il centrale degli abruzzesi. 2-1. Pescara che insiste nel finale di tempo. Tacco geniale di Squizzato per Cuppone. Posizione regolarissima. Calcia in faccia a Trombini che tiene in piedi la squadra di Indiani. Primo tempo molto divertente allo stadio Città di Arezzo, un po' più chiuse le squadre nella ripresa, ci prova Cangiano da fuori, Trombini non trattiene, non riesce a raccogliere Cuppone, calcio d'angolo ancora per Cangiano, colpo di testa di Merola, non il più alto, non il miglior colpitore in mezzo alla distratta difesa dell'Arezzo. Poi Mavuli capovolge il campo, Pattarello controlla, Moruzzi lo tocca, non c'è rigore per l'arbitro, calcia con Plizzari che salva il Pescara. Occasione gigantesca per il 10 dell'Arezzo che arriva dalla doppietta di Carrara, da un 10 all'altro Merola calcia, Trombini mette in corner, poi con i cambi ci prova la squadra di Indiani. Gaddini servito da Foglia riesce a trovare però soltanto la parata di Plizzari, allo spigolo Cangiano cerca spazio per il destro, chiude sul primo palo, non trova lo specchio della porta, calcio di punizione con colpo di testa di Donati, vola Plizzari, seconda parata importante della sua partita, corner successivo con Mischia, Mavuli di fatto passa il pallone al portiere del Pescara. Soffre la squadra di Zeman che si chiude, una cosa che succede raramente, sponda di Mavuli per Pattarello contro due avversari, calcia con il destro, il piede debole non inquadra lo specchio della porta, il Pescara riesce a vincere, non succedeva dal 9 dicembre, sale a 35 punti la squadra di Zeman e allontana la crisi.